Tutti abbiamo sentito parlare di armi chimiche. Fortunatamente, la loro produzione e stoccaggio sono stati messi al bando da una convenzione delle Nazioni Unite nel 1993. Oggi l'uomo, anche se purtroppo solo in teoria, non può più usare queste armi. E nel mondo animale? Beh, stando alla natura, molti animali ricorrono all'utilizzo di sistemi di difesa o di attacco chimici, e le formiche sono proprio tra i maggiori utilizzatori di questo tipo di arma. Gran parte delle formiche, infatti, produce acido formico, chiamato anche acido metanoico. Si tratta del più semplice degli acidi carbossilici e ha come formula chimica HCOOH. Si tratta di un liquido corrosivo e dall'odore penetrante, e viene usato da varie specie di formiche come arma difensiva. Alcune specie, tra le quali formica rufa, sono in grado di lanciare potenti getti di questo acido come meccanismo di difesa e di attacco. Questi spruzzi di acido corrosivo sono irritanti per l'uomo e molti mammiferi, e ovviamente sono mortali per gli insetti. Alcuni uccelli provocano le colonie di formica rufa per effettuare bagni di acido formico da utilizzare per liberarsi dai parassiti. L'uomo è riuscito a sintetizzare questo acido a partire dal 1670 e le sue proprietà trovano utilizzo in molti campi. Viene infatti usato come conservante antibatterico per mangimi, come additivo e aroma nell'alimentare, e i suoi derivati vengono usati nel tessile, nella produzione di carta, gomma e nelle concerie. Io sono Michael, grazie per l'attenzione. Non dimenticare di iscriverti al canale YouTube ufficiale Ants Italia per rimanere sempre aggiornato su nuovi video e contenuti.